Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Ho pensato di registrare questo video perché ho qui una scatola che ho riempito con tutti gli acquisti che ho fatto ultimamente. Direi che è arrivato il momento di mostrarveli perché la scatola non regge più. Spero come sempre che il video vi possa piacere. Iscrivetevi al canale ovviamente se non l'avete ancora fatto e venite a trovarmi anche su Instagram. Iniziamo subito da questo ordine che ho fatto sul sito di Neve Cosmetics proprio ultimamente perché Neve ha lanciato dei nuovi ombretti che sembrano molto interessanti. Si chiamano Metal Amnesia perché sono dedicati ai metalli antichi, infatti hanno tutte queste colorazioni un po' sul rame, sul bronzo, poi con vari riflessi. Mi sono sembrati molto belli a vederli così dalle foto, dai video, perché dovrebbero avere un effetto lama sugli occhi molto luminoso, insomma, molto bello, e ne ho presi intanto due per provarli. Volevo provarne uno oggi e ovviamente mi sono dimenticata, quindi non vi so dire ancora com'è la resa sull'occhio perché non ho ancora avuto occasione di provarli. Poi ho preso altre due cose perché c'è una promozione per cui questi ombretti fino al 6 luglio sono scontati del 10%, in più si può accumulare un altro 10% di sconto con i vari codici che danno youtuber e influencer, e in più ci sono le spese di spedizione a 1 euro se si raggiunge una soglia di 20 euro di spesa, per cui ho aggiunto altri due prodotti. Gli ombretti si presentano in queste scatoline molto carine e i due colori che ho preso io sono Oricalco, che come potete vedere è questo ombretto sul verde molto particolare, molto bello. Di solito io non sono un amante degli ombretti verdi, ho solamente alcune tipologie o riflessi di verde mi piacciono su di me. Questo mi sembrava davvero particolare, quindi ho voluto prenderlo. Effettivamente mi sembra un bellissimo colore. Vedete che bei riflessi che ha, molto luminoso. Sono davvero curiosa di provarli sugli occhi. Oggi proprio mi sono completamente dimenticata. E l'altro colore che ho preso invece è Britannia, perché in questo caso è un ombretto con dei riflessi più violetti, lilla. Anche lui sembra davvero bello. Vi faccio anche di questo lo swatch, bellissimo, questo è proprio il mio colore. Vedete che belli, mi piacciono molto perché hanno questa luminosità che sembra davvero stupenda. Insomma, sono veramente belli, tanto che ho pensato anche di fare un altro ordine entro il 6 luglio approfittando di queste promozioni. Vediamo, adesso magari vedo di provarli o poi li proveremo anche insieme in un video se vi interessa. Poi è sempre carino che Neve metta questa pochettina che è come plastificata, quindi torna molto utile anche se si viaggia. Gli altri due prodotti che ho preso invece sono dei pennelli, sapete che ho anche la pennellite qui, si aggiunge di tutto, blush it, pennellite, e non avevo mai provato appunto i pennelli di Neve e questi mi sono sembrati davvero belli. Ho preso questo kit formato da due pennelli che è rivenduto solo sul sito ufficiale di Neve, non l'ho trovato sugli altri siti rivenditori, per cui già il kit costa 5 euro in meno che acquistando i due pennelli singolarmente, in più ho applicato l'ulteriore 10% di sconto, quindi mi sembrava un buon prezzo. Sono due pennelli della linea Zalea, sono talmente belli che anche di questi vorrò prendere sicuramente un altro pennello. Questo è quello da cipria da polveri, la Zalea Powder, è stupendo, sia il manico che queste setole bianche che sembrano una nuvoletta, poi sono davvero morbidissime. L'altro invece che ho preso è la Zalea Merge e questo è proprio più un pennello per prodotti liquidi in crema e anche lui sembra fantastico, morbidissimo. Quindi mi hanno colpito davvero tanto questi pennelli di Neve. E infine Neve inserisce sempre anche un omaggio, altra cosa molto carina. E questa volta ho trovato una matita, matitone labbra, la Due Baci, nella colorazione Mermaid, che è un bellissimo colore. E questa matita è molto bella perché da un lato ha proprio la matita labbra, quindi è doppia, che è questo colore molto acceso, un rosa bello acceso, e dall'altro lato invece c'è il matitone che ha un colore bellissimo. Il matitone ha un colore stupendo perché è questo viola, proprio bello, ciclamino, insomma, sono proprio quei colori che mi piace molto portare in primavera e in estate. Quindi
quindi molto apprezzato anche questo omaggio, quindi sono molto contenta di questo ordine sul sito di Neve. Poi un ordine sul sito di Douglas, io intanto continuo a guardarmi questi baby hair che mi sparano a più non posso, ma con l'umidità, registrando col caldo, non riesco veramente a gestirli, quindi non ci posso fare nulla, ma non li posso vedere. Comunque ho fatto questo ordine appunto sul sito di Douglas perché, ve l'avevo segnalato anche su Instagram, c'era un codice per cui acquistando almeno 10 euro di prodotti si avevano degli omaggi, e io ne ho approfittato anche se non sono riuscita ad avere tutti gli omaggi perché l'ho fatto un po' troppo tardi, ma ho preso almeno il prodotto che più mi interessava, perché come omaggio c'erano un'auto abbronzante, 2 creme della Derma Cosmetics, e io ne ho trovata disponibile solamente una, la Night Performer. Questo è un brand rivenduto proprio da Douglas e ho visto anche che ha dei prezzi non bassi, quindi sarà sicuramente interessante provare questa mini size, questo campioncino. E l'altro prodotto che sono riuscita ad avere in omaggio è questo pennello, che era quello che mi interessava di più. Ultimamente c'è stata di nuovo questa promozione, omaggiavano gli stessi prodotti ma un pennello diverso. In questo caso non ne ho approfittato, però visto che anche l'altro pennello era molto bello, o almeno comunque sono carini per essere dei pennelli proprio di Douglas, del brand Douglas. Questo ricorda un po' il pennello di It Cosmetics come forma, anche se da questo lato è un po' diverso perché è tagliato ai lati, quindi questa è la parte per il fondotinta, di qui la parte per il correttore, ma diciamo che comunque lo ricorda e sembra carino. Poi ho ricevuto come omaggio, come campioncini a scelta, la mini size della crema, la CC Plus di It Cosmetics, e questa sono molto contenta di averla trovata, anche se la colorazione forse è un po' scura, la medium, ma vediamo se riesco a prendere un po' di colore, la sfrutterò, perché io ho acquistato ancora l'anno scorso la full size di questa CC cream, però nella versione matte, quella oil free, e avevo provato in un campioncino anche questa e mi era piaciuta tantissimo, anche un fattore di protezione 50 UVA e UVB che non è sufficiente, lo sappiamo, però non è neanche male averlo in più in un prodotto cosmetico durante il periodo estivo, quindi è comunque un prodotto interessante e sono contenta che sia comunque una mini size e non proprio un campioncino minuscolo. Per avere questi omaggi, che cosa ho acquistato? Questo prodotto che vi ho già mostrato nell'haul dedicato ai prodotti di skincare, che è una mist, la Lily Jasmine Zero Chill Face Mist del brand Florence by Mist, che è il brand dell'attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown. È un brand che nasce più per le ragazzine, per una make up, anche una skincare molto leggera, non particolarmente esigente, diciamo. Però alcuni prodotti mi sembrano davvero carini e questa mist poi aveva un pack stupendo, dato che io amo tutti questi prodotti in estate con lo spray perché sono proprio freschi e piacevoli sul viso. L'ho presa e vediamo un po' come sarà, anche perché con il gel sopracciglia mi sono trovata bene. Il prodotto che ho preso insieme alla mist è la famosissima penna sopracciglia di Lime Crime, la Bushy Brow, nella colorazione brownie, sperando che non sia un marrone troppo caldo rossiccio, perché a vedere così dal colore dell'immagine, speriamo. Sapete che ultimamente la mia fissazione per quanto riguarda le sopracciglia sono proprio le penne, perché ricreano proprio questo effetto naturale pelo per pelo, che ormai è diventata per me una fissazione. La matita la utilizzo solamente giusto per andare a rifinire un pochino alcuni punti, ma non riesco più a fare tutte le sopracciglia solamente con la matita, e quindi ho voluto provare anche lei, dato che ho sentito parlare molto bene anche di questa penna sopracciglia. Vediamo se batterà quella di Urban Decay o quella di NYX. Siamo agli acquisti che ho fatto sul sito di Lookfantastic. Ho preso questo pennello di MAC che fa parte della collezione limitata in collaborazione con Disney per l'uscita del film Cruella, e questa collezione secondo me non era particolarmente entusiasmante, ma il pennello mi piaceva veramente tanto, anche perché non ho mai avuto pennelli di MAC fino adesso, non mi sembra. Questo è il mio primo pennello di MAC e questo è decisamente da collezione, ha le setole bianche e nere che ricordano proprio Crudelia Demon, e anche il manico è molto bello, questo secondo me era veramente carino.
ed è proprio un pennello da polveri, tra l'altro, molto trasversale come utilizzo, quindi che torna sempre utile, insomma. Sono contenta di averlo preso perché su Lookfantastic l'ho trovato ad un prezzo decisamente vantaggioso rispetto al sito ufficiale di MAC. Tra l'altro adesso MAC ha iniziato i saldi, ma questo pennello mi sembra che sia o sold out o comunque non fa parte degli sconti, quindi meno male che l'ho preso. Poi ho acquistato un prodotto di Pixi. Ultimamente ho adocchiato qualche prodotto di Pixi che ha destato la mia attenzione. Non avevo mai acquistato tanti prodotti di Pixi, avevo provato giusto il tonico, qualcosina di skincare, ma non granché. E dato che un'altra fissazione che ormai tra le tante mi è venuta è quella per la vitamina C, ho trovato interessante questo Under Eye Brightening. È praticamente un prodotto per la zona del contorno occhi illuminante. Da quello che ho capito dovrebbe essere una sorta di ibrido tra skincare e makeup, perché contiene vitamina C che è illuminante, acido ferulico che è antiossidante, la caffeina che è energizzante, ma allo stesso tempo dovrebbe essere leggermente colorato, infatti è nella colorazione Peach Flash, quindi dovrebbe anche andare un po' a correggere o comunque sì, coprire qualcosina nella zona dei contorno occhi. Vediamo, mi sembrava un prodotto molto carino. Se l'avete magari già provato, fatemelo sapere, perché sinceramente non avevo mai sentito recensioni su questo prodotto di Pixi, l'ho preso così per curiosità. Poi ho acquistato due prodotti di NARS su Lookfantastic perché li ho trovati a dei super prezzi. Uno è l'ultimo bronzer uscito, il Sunkissed Bronzing Cream, che ormai avremo già visto tutti, avremo acquistato anche in tanti perché tra l'altro, se non ho capito male, è una limited edition ed è praticamente il famosissimo bronzer nelle colorazioni Laguna e Casino nella versione in crema. E dato che io ho Laguna in tutte le versioni, matte, quella classica, liquida, volevo anche quella in crema assolutamente. Poi NARS è sempre un po' una garanzia su questi prodotti. Il pack è molto bello, dorato specchiato in questo barattolino, e vediamo, ho sentito veramente ottime recensioni su questo prodotto. E l'altro acquisto che ho fatto di NARS invece è un blush. Questo non è un'uscita recente, è una colorazione dei blush di NARS, Arosed, che ha acquistato Nicoletta, che al solito saluto perché qui, come dico sempre, siamo un'associazione a delinquere e ci influenziamo a vicenda. Da quando lei ha acquistato questo blush, ormai era diventata per me una fissazione. Devo dire che su Lookfantastic dei prodotti di NARS si riescono a prendere davvero a dei prezzi vantaggiosi, e questa colorazione era proprio mia. Capisco che non acquisto blush per deboli di cuore, perché mi piacciono proprio queste colorazioni sempre un po' scure, un po' accese. E questo è una prugna vinaccia, secondo me meraviglioso. Poi le polveri di NARS sono una garanzia, quindi sono andata sul sicuro. Che bello questo colore, a me piacciono da matti questi colori di blush, quindi sono felicissima davvero di aver preso anche questo blush e non vedo l'ora già di provarlo. Gli acquisti che ho fatto su Pinalli, che sono la gran parte, sapete che ormai gli acquisti su Pinalli, le famose pinallate, sono diventate per me una costante di vita. Ho preso, con lo sconto del 40%, era super scontato, il profumo di Guerlain della linea Acqua Allegoria nella versione Flora Selvaggia, perché sto terminando quello che ho già nella versione Rosa Cerisia, che mi piace tantissimo, ma era terminato o non c'era proprio, e ho trovato questo scontato del 40%, quindi l'ho preso. Confido che anche questa profumazione sia buona. Anche qui, se qualcuno ha già provato questo profumo, me lo dica. Il pack è esattamente identico e solito di questi profumi di Guerlain, cambia solamente appunto la colorazione, che è lilla in questo caso, quello che ho già è rosa, e non vedo l'ora di provare anche questo profumo. Adesso aspetto di terminare l'altro e aprirò anche questo. Tra l'altro, con questi acquisti che ho fatto, ho ricevuto un bel po' di omaggi. Ultimamente Pinalli, a livello di mini size e campioncini,
abbondato, speriamo che continui così perché sono stati molto graditi questi omaggi, adesso ve li mostro. Tra l'altro sapete che ho acquistato, grazie agli sconti del 35% legati a Fastweb che mi hanno dato alcune ragazze, e vi ringrazio tantissimo, Valentina e un'altra ragazza di cui adesso non ricordo il nome, sono state così gentili da scrivermi su Instagram in privato per darmi appunto i loro codici sconto Fastweb del 35% perché non li utilizzavano, e grazie a voi sono riuscita ad acquistare il blush di Dolce & Gabbana che vi ho già mostrato in un altro video, l'abbiamo messo anche all'azione in una full face dedicata a Dolce & Gabbana, è un blush of roses e ho scelto la colorazione Dahlia, ve lo mostro velocemente ma appunto se lo volete vedere anche all'azione c'è proprio il video dedicato alla sua pochettina di velluto, questi blush di Dolce & Gabbana, ma i prodotti di Dolce & Gabbana in generale hanno dei pack stratosferici, questo poi è stupendo perché alle rose e al mio fiore preferito, e anche qui colore sempre molto deciso ma assolutamente nei miei toni, bellissimo blush. E quando ho acquistato questo blush avrei dovuto ricevere come omaggio, perché c'era una promozione, la mini size del bronzer che tra l'altro io ho, perché anche qui se avete visto gli altri video sapete che li ho ricevuti tramite la questione della masterclass con Sephora. E purtroppo invece non ho ricevuto questo mini bronzer perché era esaurito, e mi hanno dato come omaggi due mini blush di Mesauda, purtroppo non sono ovviamente il bronzer di Dolce & Gabbana, senza nulla togliere a Mesauda che è un brand che mi piace tantissimo, ma questi blush a me piacciono molto, quindi diciamo che sono comunque abbastanza contenta. Questo è un blush and glow nella colorazione, per fortuna che non avevo, 206 Golden Hour, che è un colore bellissimo, perché questo rosa bello acceso, un blush luminoso, stupendo sulla pelle, devono piacere i blush parecchio luminosi, io ne ho uno di questi e lo amo, ma appunto deve piacere proprio il genere di blush molto luminoso, vedete che ha dei riflessi un po' quasi doratini, bellissimo, e me ne hanno dati due nella stessa colorazione, quindi uno lo regalerò, e mi hanno messo poi anche il mini gloss, sempre di Mesauda, non avevo mai provato i gloss di Mesauda, quindi questa sarà l'occasione. Come si chiamano questi gloss? Non lo so, gli Extreme Gloss, e questa è la colorazione 402, che sembra anche qui un gloss nude, quindi un colore molto portabile. Insomma, con queste mini size hanno cercato un po' di farsi perdonare la mancanza del mini bronzer, che mi dispiace comunque non aver ricevuto, però sono molto contenta di aver acquistato questo blush col 35%, visto il costo dei prodotti di Dolce & Gabbana, l'ho presa a un prezzo decisamente molto più abbordabile. E sempre grazie a questi sconti del 35%, ho acquistato un altro blush che volevo da tantissimo tempo, ma questo veramente da tanto, ormai penso anni, è il famosissimo blush di Dior della linea Dior Backstage, il Rosy Glow, nella colorazione pink, perché c'è anche la versione coral. Finalmente ho questo blush, questo è il pack esterno, che sì, è proprio quello della linea Backstage, che diciamo è un pochino più moderna e meno elegante rispetto alla linea classica di Dior. Tra l'altro pensavo che fosse un pack specchiato e che si vedesse proprio il blush all'interno, in realtà no, è proprio come insomma disegnato, riprodotto. E questo è il blush all'interno, che è questo bellissimo rosa molto acceso visto così, ma so che in realtà poi ha un effetto molto bello, molto delicato sulle guance, quindi sono veramente curiosa di provare anche questo blush perché era una vita che lo stavo aspettando. Come al solito voi fatemi sapere quali prodotti in particolare vi stuzzicano e vorreste vedere all'azione. Tutti i prodotti questi che ho preso con questi sconti del 35%, la palette di Mesauda, una delle ultime perché adesso ne è uscita una nuova con la collezione estiva, questa è la Petal Dream Blooming Flower, e questa chiamava assolutamente il mio nome, scontata anche del 35, mi è stato veramente impossibile non acquistarla perché sono proprio appunto i colori che prediligo di più, molto carina, è di plastica ma ha questo pack rosa delicato, ha un bellissimo specchio, e questi sono i colori della palette, come potete vedere è una palette prettamente sui toni del rosa e viola, quindi mi chiamava assolutamente, e direi che
È proprio deliziosa, è bella vista così. Ho una palette di Misauda, la Golden Roses, e mi ci trovo molto bene, quindi spero che la qualità sia ottima come l'altra palette in generale. Mi trovo bene con i prodotti di Misauda. Ho preso poi un po' di prodotti della linea di Joda Cosmetics alla vitamina C. Ho già acquistato la mousse detergente qualche mese fa, ma non l'ho ancora provata. Adesso ho preso il tonico viso effetto illuminante. La vitamina C assolutamente si può utilizzare in estate, anzi è particolarmente consigliato utilizza in estate proprio per le sue proprietà schiarenti, quindi anche da macchie solari, perché l'esposizione al sole rafforza ancora di più il suo effetto antiossidante. La vitamina C è fotosensibile, non fotosensibilizzante, infatti viene messa sempre in pack, in bottigliette che non permettano proprio ai raggi solari di penetrare, perché altrimenti si rovinerebbe la formula. In ogni caso, questi prodotti hanno comunque anche una leggera azione sfogliante, per cui ho letto che il brand consiglia assolutamente di utilizzarli in estate, ma o alla sera, o se vogliamo utilizzarli di giorno al mattino, va benissimo, mettendo poi sempre la protezione solare e sempre che non ci si debba esporre poi immediatamente al sole, quindi se siamo in vacanza al mare e utilizziamo questi prodotti, poi scendiamo giù in spiaggia e ci mettiamo come lucertole al sole, è meglio non utilizzarli, preferibilmente in quel caso meglio metterli alla sera, solo con queste accortezze. Infatti si tratta di un tonico fresco e leggero con vitamina C, acido mandelico, ferulico, latto bionico, che aiuta a tonificare, rinfrescare la pelle, stimolare il ricambio cellulare, trattare le imperfezioni, i pori dilatati e donare al viso un aspetto uniforme e luminoso. Insomma, ha delle caratteristiche che mi attraggono particolarmente vista la mia tipologia di pelle in questa stagione. Poi ho preso il contorno occhi e labbra, sempre di questa linea Radiance Vitamina C. È un contorno occhi effetto illuminante e liftante, sempre con acido ialuronico, ferulico, che ha appunto proprietà antiossidanti. Questo contorno occhi dovrebbe andare a levigare la zona, trattare i piccoli segni di espressione, a stimolare la sintesi di collagene e a illuminare, quindi un altro prodotto che mi attirava particolarmente. Questa è la boccettina e mi piace molto che abbia l'applicatore a pump. E infine, terzo prodotto che ho acquistato di questa linea è il siero viso effetto illuminante, anche perché la vitamina C è particolarmente consigliata nella forma proprio del siero, perché penetra ancora meglio nella pelle, diciamo che la nostra pelle è come se la mangiasse, se la assorbisse di più. E questo, insomma, ha sempre un po' le stesse caratteristiche anche degli altri prodotti: illumina, uniforma il colorito, contribuisce a trattare le iperpigmentazioni legate all'invecchiamento, le discromie cutanee, i segni di espressione, l'eccesso di sebo, e a stimolare la produzione di collagene e elastina, rendendo la pelle tonica, elastica e luminosa. Quindi era assolutamente da provare, direi, anche questo tonico, che ha lo stesso pack del, scusate, questo siero, che ha lo stesso pack del contorno occhi e sempre l'applicatore a pump. Quindi direi che adesso posso farmi un po' un'idea sui prodotti di Joda Cosmetics di questa linea, perché non ho preso ancora ad esempio le creme viso. Voglio prima provare questi prodotti, sempre della linea la vitamina C, cioè la crema viso giorno, no, per pelli grasse, per pelli secche, e quella da notte. Vediamo se mi troverò bene con questi prodotti, magari anche per l'inverno proverò quella per pelli secche e quella per la notte. E sempre parlando di skincare, ho preso un altro prodotto di Zago. Vi avevo già mostrato nel video haul skincare il tonico, che tra l'altro è un tonico molto bello da vedersi, perché sembra proprio quasi come un latte, come una crema densa bianca. Questa volta ho preso la crema viso perfezionante, la Skin Perfecting Cream. I pack di Zago sono bellissimi, veramente molto belli, tra l'altro un brand italiano. E questo è il vasetto di crema. E cosa promette questa crema? Vediamo un po'. Dice che va a lavorare durante la notte, quindi questa da utilizzare alla sera, per diminuire i pori, dilatati e lucidità della pelle. Previene la formazione di punti neri, cosa che a me interessa sempre, favorendo il ricambio cellulare, purifica la pelle senza seccare. Insomma, altra crema, secondo me, da provare, anche di Zago. Ci sono diversi prodotti, secondo me, interessanti. Vediamo un po' come mi troverò con questi due che ho acquistato. E poi vediamo un po', ci sono cascata, perché ho preso ben due prodotti per la base viso. Mi ero ripromessa di non acquistare più per tutta l'estate prodotti per la base viso, ed eccomi qui. Ma non ho saputo resistere, perché sono due prodotti che volevo già dall'anno scorso, non li avevo acquistati, li ho trovati e li ho presi con dei super sconti, quindi è stata proprio l'occasione per non lasciarmeli scappare.
ho trovato sul sito di Pinalli con lo sconto del 50% il famosissimo Skin Paradise di L'Oreal, che è questa crema a base d'acqua colorata, perfezionante, healthy glow, quindi effetto salute luminoso con SPF 20. E dovrebbe essere questo appunto un prodotto perfetto particolarmente per l'estate, perché dovrebbe essere molto leggero, andare solo leggermente a uniformare un po' l'incarnato, effetto perfezionante, pelle fresca, luminosa, una crema proprio colorata infusa d'acqua. Quindi volevo provarlo. E l'altro prodotto sempre indicato per la stagione estiva è il Milky Boost, questo latte sempre perfezionante di Clarins, che ho preso nella colorazione 03 Milky Cashew, che è la colorazione più chiara. Ci sono solo 3 colorazioni, ma essendo questi prodotti così leggeri dovrebbero facilmente adattarsi all'incarnato. E lui l'ho preso col 35% di sconto, e secondo me è stata proprio l'occasione da fare per prenderlo. Ha questa bellissima boccettina bianca, molto carina. E sono molto curiosa perché appunto è un anno e più ormai che sento parlare di questi prodotti, finalmente li posso provare, perché poi mi rimane sempre il tarlo della curiosità. L'unica cosa che so di questo prodotto di Clarins è che dovrebbe avere una profumazione non troppo gradevole, un po' stucchevole, vediamo, perché di solito a me anche le profumazioni un po' più dolci non dispiacciono, ma da quello che ho capito questa dovrebbe essere esageratamente stucchevole e dolce. Velocemente vi mostro un po' gli omaggi che mi hanno dato, visto che sono stati davvero molto apprezzati. Ho tantissimi campioncini del Luminous Silk Foundation di Armani, che è in questa colorazione 5.5, che per me è un po' scura, comunque ha un fondotinta che ho anche proprio in full size, una crema corpo di Kiehl's, poi questi campioncini di Dior della linea Capture Total, questi sono contenta di averli trovati perché ne ho già un po', io poi cerco di accumulare più campioncini possibili, così quando di uno stesso prodotto, quando ne ho un po', poi li utilizzo e riesco a farmi un'idea ben più precisa perché li utilizzo per un po' di tempo. Campioncino del mio amatissimo fondotinta di Chanel della linea Le Beige, anche questo siero di Kiehl's Midnight Recovery Concentrate mi piace moltissimo e questa è una mini size. Poi c'è un altro olio in siero di Complex 5 che non conosco. La mini size del primer di Laura Mercier, il Pure Canvas Primer, ma nella versione blurring, che dovrebbe essere nuova. E io ho già la versione idratante, quindi sono contenta di poter provare invece la versione blur. Sono molto contenta perché mi hanno omaggiato un po' di mini size, neanche campioncini, del brand Dermalogica, che è un brand skincare, tra l'altro costoso, che non sapevo neanche si trovasse su Pinalli. E sono contenta di poter provare un po' di loro prodottini. Ho queste due mini size di questa crema della linea Clear Start, acqua jelly, dovrebbe essere una crema leggera, effetto rinfrescante a base d'acqua, quindi perfetta proprio per questa stagione. Poi due mini size dello Special Cleansing Gel, che è questo detergente. Poi la mini size del Multi Active Toner, quindi del tonico, tra l'altro con proprio lo spruzzo a spray, che a me piace moltissimo, quindi felicissima di provare anche questa mini size. E infine, no, questa è la mini size del fondo di Dior, il Forever, questa la mettono spesso. Infine ho trovato anche questa Night Gel Cream, quindi una crema notte in gel, la Sound Sleep Cocoon, che anche qui è una mini size, vedete, così. Insomma, sono contenta. Poi sono mini size proprio con lo stesso pack dei prodotti in full size, e poter provare un po' di prodotti di Dermalogica mi fa davvero piacere. Con questo direi che per oggi abbiamo terminato. Sono contenta davvero di questi acquisti che ho fatto, perché ho approfittato anche di sconti davvero fantastici. Veramente ringrazio tantissimo le due ragazze che mi hanno dato lo sconto su Pinalli, perché mi hanno permesso di prendere dei prodotti che volevo da un po' di tempo, e con questi sconti ho colto l'occasione per farlo. Volevo stare un po' ferma per quest'estate per quanto riguardava un po' gli acquisti di make-up, ma ci sono state delle uscite ultimamente succulente, almeno per quanto mi riguarda, che hanno attratto la mia attenzione, quindi sto aspettando uno o due ordini e poi vi farò vedere ancora degli acquisti che ho fatto, quindi rimanete sintonizzati perché secondo me ci sono delle cose carine da vedere e se volete anche da provare insieme. Spero come sempre di avervi fatto un po' di compagnia, ci rivediamo prestissimo in un prossimo video, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!